Dal turno di campionato, delle tante insidie nascoste, l'Orlandina ne esce decisamente rafforzata. Contro il San Gregorio la squadra di Raffaele ha svolto appieno il proprio dovere, mentre la combinazione dei risultati degli altri campi ha tolto un po' di fiato sul collo e lasciato le inseguitrici a distanza di sicurezza. Davanti a una presenza di pubblico ridotta al minimo stagionale, la capolista vince grazie ai gol della ripresa dopo una prima frazione in cui la poca cattiveria sottoporta aveva complicato una partita dominata, seppur senza continuità di gioco, per tutti i 90 minuti. Il fischio d'inizio è stato preceduto dal minuto dedicato alla memoria del dottor Saverio Collica, per tutti il presidente il cui nome resterà legato alla società oltre i confini della sua storia. La prima azione della partita giunge al quinto quando Privitera lavora bene la palla sulla tre quarti, il lancio per Minci che è preciso, così come il tocco per Bilello che è troppo frettoloso, non trova il bersaglio grosso. L'Orlandina ci prova anche con il gioco aereo, Dama tocca di testa, Crinò tenta la deviazione in porta bloccata da Di Mauro, azione non convalidata per il fuorigioco di Crinò fischiato dall'arbitro Montalto. Dama serve sulla destra Frassica che lo segue con lo sguardo fino al centro area e lo serve. Dama ci arriva con il passo lungo e mette fuori da ottima posizione. L'Orlandina accelera i ritmi. Pecorella serve Micica che di tacco trova Dama che decentrato prova i riflessi attenti di Di Mauro. Al 26esimo duetto Pecorella-Zingales sul corner. La palla messa fuori area e calciata a rete a fil di palo da Privitera. Le occasioni del vantaggio si sprecano, Pecorella calcia dai 20 metri, il portiere blocca senza difficoltà. Sul finire di primo tempo ancora un tiro da lontano, bello lo stile di Privitera sulla sponda di Crinò, la conclusione si perde al lato. Nella ripresa servirà maggior cinismo, l'atteggiamento in campo, sin qui non è dispiaciuto. Parte all'arrembaggio l'Orlandina che subito cerca le premesse per il vantaggio con una mischia in aria risolta con difficoltà dalla difesa ospite. L'azione prende maggiore fluidità, i giocatori paladini trovano sempre più spazio per il tiro, l'esterno di Privitera è quasi perfetto ma non basta. Al terzo minuto della ripresa l'occasione più ghiotta è sui piedi di Crinò, lanciato perfettamente a rete, l'attaccante sceglie un esterno che clamorosamente si perde sul fondo. L'Orlandina è adesso pericolosa ad ogni azione. Mincica crossa per Crinò, l'assist è per Bilello che di testa non indovina la deviazione vincente. Il San Gregorio è praticamente non pervenuto in attacco. L'unico sussulto è la punizione di Blatti controllata in angolo dall'inoperoso sin qui Pandolfo. Quando cominciavano a vedersi gli spettri di una domenica storta arriva il meritato vantaggio. Mincica doma la palla sulla destra, serve Privitera sul cui cross si avventa Dama che di testa porta il risultato sull'1-0. Cross perfetto e colpo di testa da attaccante di razza. Giuseppe Dama non perdona nello stesso angolo di 15 giorni fa, per lui una dedica speciale in tribuna. Sul vantaggio la partita diventa in discesa per l'Orlandina che 10 minuti dopo si porta sul doppio vantaggio. Dama di sinistro lancia Mincica, il numero 10 supera in velocità un avversario, il traversone basso sembra lungo per tutti ma non per Privitera che da posizione defilata incrocia sul secondo palo. Ci ha provato più volte il centrocampista a realizzazione che il giusto merito per una prestazione all'altezza. Peppe Raffaele non si accontenta e vuole ancora un'altra rete, ma i suoi peccano sempre un po' di precisione. E questa l'ultima occasione vera della partita, vince l'Orlandina 2-0 e paladini che possono festeggiare sotto la tribuna dei tifosi, o meglio dei pochi appassionati rimasti. E di colpo il tempo della presidenza Collica sembra ancora più lontano.